L'anima della squadra investigativa ovviamente era il capo, era Ninni Cassarà, perché riusciva a trasmettere ai suoi uomini l'entusiasmo e la volontà di lavorare, anche se senza avere in cambio prebende o remunerazioni di alcun tipo. L'altra colonna di questa squadra era Pippo Giordano, che era un detective, direbbero gli americani, è una specie di infiltrato permanente nelle famiglie mafiose, perché lui è un palermitano doc, è nato nei quartieri popolari di Palermo, conosceva la città, conosce la città, conosce i fatti che si sono svolti in questa città e conosce le persone di questa città, per cui sapeva esattamente dove andare quando si cercava un determinato personaggio o un determinato fatto, e funzionava anche come una sorta di archivio vivente, perché non c'era nome che gli sfuggisse. La conobbi in un'occasione particolare, me la ricordo come se fosse ora. Io intervenne nell'omicidio di Totò Cinzerillo e prima di arrivare sul luogo dell'omicidio notai da un furgone col vetro frantumato. Dopo qualche minuto arrivò Cassarà e mi chiese appunto informazioni su quel furgone che avevo segnalato prima, e da lì è stata la prima volta che ho scambiato qualche parola con Cassarà.